lo debbo piangere prima della sua morte vera. E Sant'Ambrogio l'incoraggia e poi, preso questa amicizia, lo converte e la notte di Pasqua viene battezzato. La sua vita è tutta protesa non più al peccato, ma tutta alla santificazione di se stesso e dei fedeli. Ritorna in Africa, alla sua patria, e lì c'è la persecuzione contro i cristiani. Lui è vecchio, 75 anni, vescovo di Ipona, ma non si rassegna e comincia una predicazione, potremmo dire notte e giorno, da sconfiggere gli eretici, e afferma la religione cristiana in Africa. Allora voi vedete che la grazia di Dio converte, sbriciola anche le pietre, e dalle pietre fa crescere la virtù, la santità di vita. Ci vuole una cosa sola, la volontà di seguire l'insegnamento di Cristo. A Sant'Agostino, gli amici del peccato gli dissero: se tu cambi vita, quello che stai facendo adesso non lo puoi fare più. Non lo farò più. È necessario essere decisi anche e principalmente nel portare agli altri la gioia del Vangelo, della pace e dell'amore.